Mi è piaciuto molto perché questa è Fondazione Umberto Veronesi, sembrava una cosa molto seria. Mi piace essere in contatto con le persone che stanno facendo una cosa importante oggi con un po' di responsabilità. Come posso far andare avanti il messaggio di pace? Io è difficile dire. Sai che la pace non è una cosa per altri, prima di tutto è una sfida per me, per la mia coscienza. E se posso arrivare a pace io, me stessa, posso avere qualche influenza sugli altri. E io veramente voglio sapere come cosa pensano tutti, forse hanno qualche idea che non ho avuto io. E certamente avrò il messaggio di amicizia da tutti. Quale pensiero di Gandhi è più attuale? È difficile dire, perché che cosa non è importante di Gandhi? E prende ambiente, Gandhi ha detto quasi l'ultima parola. Non violenza e libertà. E tutte queste cose, giustizia. Gandhi ha già fatto una cosa, proprio una rivoluzione in mondo. Quello che Gandhi ha fatto, che ha preso grandi valori di tutte le religioni e di tutte le culture, ha applicato in sua vita quotidiana e non è che parlava, non è che era un sadhu che lasciava la famiglia in casa e andava nelle montagne per fare meditazione, no, meditazione era parte di sua vita quotidiana, anche combattere con ingiustizia della società, sia in Sudafrica, India, dovunque lui andava. Certo devono collaborare insieme, però quando parliamo di dialogo, come io posso fare amicizia con i cinesi che non conosco la lingua? Perché devo pensare sempre alla lingua? Che lingua parlo? Che lingua parlano loro? Non ha importanza. C'è un dialogo di silenzio, di preghiera, che unisce persone. Se nel cuore mio c'è amore per altra persona, non è possibile che altra persona non conosce quello. Il dialogo di silenzio è anche importante. Che cosa si fa quando non c'è guerra? Cosa facciamo per la pace quando non c'è guerra? Quando c'è un pericolo di guerra, ci sono grandi, dappertutto c'è pace, pace, pace. Poi non c'è più quella paura e uno dimentica. E la paura è un sentimento che lega tutto il mondo, sia in India per altre ragioni, qui per altre cose. Qui c'è paura, grande paura. Uno non può andare a bussare la porta del prossimo perché non c'è fiducia. C'è sempre questo sentimento di paura che lega noi. Se non c'è paura, non sarà necessario avere la bomba atomica. Anche quello nasce dal sentimento di paura, mancanza di fiducia. Hanno tante cose, erano tanti paesi con grandi leaders. Obama aveva i suoi problemi, il nostro primo ministro, Dr. Manmohan Singh, aveva i suoi problemi, le sue domande. Allora non era una cosa facile per loro di arrivare sempre a una soluzione, però almeno hanno cercato di essere insieme. Allora G8 cosa ha fatto? Dobbiamo vedere. Spero che hanno fatto almeno, sembrava amicizia fra tutti. Speriamo che forse qualche cosa umana viene fuori da tutto. Alla fine non sono i politici, non sono i governi, neanche G8, però è il cittadino del mondo che ha tutto il potere, che i governi, i politici non hanno. India fa parte del mondo. India vive sui 1000 livelli e 1000 contraddizioni. Come no? Noi non siamo fuori nuclear tests. Perché c'è il bisogno di avere questa cosa? Dobbiamo arrivare a quello.
La causa è la paura, la mancanza di fiducia nel prossimo. Questa è proprio la causa di questi esperimenti con armamenti, con bombe atomiche. Io sogno per un mondo dove non c'è bisogno di creare armi per ammazzare la gente. Perché pensiamo a pace per altre persone, per altre società, pace sia per Israele o per il mondo arabo o per India e Pakistan. Non pensiamo è per me oggi in questo momento.